Cari amici di GufoTube, bentrovati. Oggi mi trovo in un posto incredibile. Non avrei mai pensato di trovare in questo paese della provincia di Vicenza un luogo così straordinariamente ricco, ricco di aspetti storici e soprattutto naturalistici. Ve li farò vedere fra pochissimo. Mi trovo in questo museo e guardate chi c'è proprio nella pagina, diciamo, introduttiva di questo flyer del museo. Siamo al Museo Francescano Padre Aurelio Menin. Oggi sono qua per fare un Gufo Day, ma prima di fare il Gufo Day mi ritaglio qualche minuto perché voglio farvi vedere quanto è bello questo museo. Eccoci, Gufo Day in provincia di Vicenza. Siamo a Chiampo e siamo in un museo che mi sorprenderà e sorprenderà anche voi. In realtà io l'ho già visitato, però adesso stiamo girando il video e voglio presentarvi innanzitutto la persona che mi ha invitato, che è Valentina, al quale voglio fare una domanda subito un po' così a bruciapelo. Ma com'è nato questo museo? A chi dobbiamo questa meraviglia straordinaria? Beh, il Museo Francescano Padre Aurelio Menin è nato proprio dalla volontà di questo frate, che era appassionatissimo di quello che era la natura in generale. Lui, pensate un po', che negli anni 50 e 60 del Novecento portava i suoi fratini che qui studiavano a scavare nelle nostre montagne, dei piccoli paleontologi, dei piccoli archeologi, ma anche naturalisti. Ma perché avete anche una sezione di paleontologia, ho visto, ricchissima, bellissima. Poi ci farai vedere una chicca più avanti, io so che poi ci svelerai un segreto di un animale che è stato trovato in queste zone. Però avete un museo che è strutturato in varie sezioni. Sì, le sezioni che voi potete visitare qui al museo sono 10 e vanno veramente dalla sezione naturalistica con la zoologia, ma anche conchiglie, malacologia, ma anche la statuaria del Beato Claudio, che è il frate artista che qui ha allestito, ha messo in piedi, ha costruito con le sue mani la grotta di Lourdes, che è copia fedele di quella dei Pirenei, che siamo infatti all'interno del santuario di Chiampo, della Pieve di Chiampo. Che tra l'altro vi posso garantire è un posto veramente magico, perché al di là del museo, che fra qualche secondo potrete vedere nelle immagini, in realtà fuori c'è proprio un senso di pace dovuto sicuramente all'aspetto religioso in primis, ma anche al verde, perché è molto molto abbondante. Quindi venite assolutamente a vedere questo museo, ma prima di voglio mostrarvi qualche immagine vera e propria del museo. Quindi seguitemi. Grazie Valentina. Grazie a te Marco. Siamo in uno spazio che per voi naturalisti, per voi ornitologi, è qualcosa che è veramente importante, perché siamo all'interno di una collezione museale che mi ha lasciato senza parole. Non avrei mai immaginato di trovare così tanti animali e così ben conservati. Ho qui a fianco a me Cinzia Rossato, proprio del Museo Menin, e chiedo a Cinzia appunto l'origine innanzitutto di questa collezione, che è veramente, anche in termini numerici, avete tanti animali. Sì, esatto. Allora, questa collezione in realtà non appartiene al nucleo originale del museo, ma si è aggiunta dopo, perché è un museo molto grande, appunto è iniziato con una piccola collezione e poi è cresciuto negli anni. Ed è arrivato proprio da una donazione di un signore qui che abitava nel Vicentino, a Corneto, il signor Zarantonello, che aveva nei suoi anni raccolto appunto queste serie di animali e impagliato appunto e quant'altro, e li ha poi donati ai frati per averli appunto da vedere tutti insieme. È sicuramente la sezione più amata dai bambini anche questa. Sì, ho visto che in realtà il museo è veramente molto ricco, perché c'è una parte etnologica che è molto affascinante, con molte, diciamo, reperti che arrivano un po' da tutto il mondo. C'è una parte anche legata agli aspetti geologici, anche agli aspetti anche di ricerca archeologica vera e propria. Ho visto c'è addirittura un calco del tirannosauro, ci sono poi dei ritrovamenti, poi ve li farò vedere strada facendo. Però ecco, volevo chiederti ancora, ho visto che ci sono moltissimi, visto che poi il mio canale si chiama GufoTube, adesso poi farò vedere agli amici di GufoTube i gufi che abbiamo, che avete, che sono veramente tanti, sono animali
tra l'altro molto ben conservati. Avete molti uccelli però in proporzione rispetto a, ad altri vertebrati, quindi ci sono, ho visto che ci sono leopardi, leoni eccetera, però avete moltissimi uccelli, anche proprio delle nostre zone. Esatto, abbiamo sia animali locali appunto, quindi del territorio, ma anche animali che provengono un po' da tutto il mondo, quindi uccelli tantissimi. Deve essere stata proprio una delle grosse passioni di questo signore appunto che ha donato queste, questi animali. So anche che al museo arrivano sempre delle donazioni, perché parlando proprio fuori, diciamo, fuori onda dal nostro video, ho sentito appunto che spesso ci sono delle persone che vi fanno delle donazioni di vario genere, quindi donazioni di animali magari impagliati, piuttosto che magari anche maschere. So che questi giorni ad esempio al museo sono arrivate delle maschere particolari. Sì, esatto, arrivano donazioni un po' da varie persone appunto che si appassionano di questo museo venendo a visitarlo, e poi magari si tratta anche di oggetti che avevano il papà o la mamma che sono venuti a mancare, quindi poi i figli appunto, a loro piace sempre dare in modo che gli oggetti possano essere visti un po' da tutti, insomma, ecco, a disposizione. Quindi è un museo sempre in espansione? Sempre in espansione, da questo esatto. Punto di vista. Abbiamo sia la parte appunto espositiva, quindi qui in questa sala appunto ci sono più di 800 animali, Caspita. Ma abbiamo anche i magazzini dove ce ne sono ancora, quindi all'incirca arriviamo più di 1500 animali impagliati, tantissimi. Insomma, nelle collezioni. Una bellissima collezione. Io ovviamente invito tutti gli amici di GuffoTube a venire a trovarvi qui a Chiampo, siamo in provincia di Vicenza, e è un museo aperto al pubblico, però visto che sei qua tu, magari spieghiamo quando possono venire a trovarvi, se ci sono dei periodi in cui siete chiusi oppure siete aperti nei giorni festivi, insomma, sì. Raccontaci un sì, po'. Sì, il museo è aperto tutto l'anno, dal martedì alla domenica, con orario al mattino dalle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Lunedì turno di chiusura, però non facciamo pausa ferie, quindi è sempre aperto tutto l'anno. L'ultima cosa? A questo punto vi porto a vedere i gufi, i rapaci notturni che sono presenti in questo museo, e vedrete che sono animali conservati in condizioni veramente perfette. Penso che dal punto di vista didattico, per un ornitologo che magari alle prime armi vuole vedere appunto i colori, le dimensioni, le forme, perché i musei hanno questa possibilità, vi danno la possibilità, grazie a questi animali conservati e impagliati, di poter confrontare ad esempio le dimensioni, che sono quelle cose che attraverso ad esempio le guide del birdwatching, anche le più evolute, le più efficaci e performanti, non è possibile fare, perché sono sempre dei disegni dove vengono riportati i centimetri, ma qui in un museo come questo avete la possibilità di vedere proprio gli animali fianco a fianco, l'uno a fianco all'altro, e diventa difficile poi potersi confondere. Intanto seguitemi. Come promesso, amici di GuffoTube, siamo di fronte proprio allo spazio dedicato ai rapaci notturni, e del resto GuffoDay non poteva che essere dedicato appunto ai rapaci. Vedete che abbiamo l'allocco, abbiamo un gufo delle nevi, abbiamo un allocco degli Urali, abbiamo diverse civette, le capogrosso, le civette nane, gli assioli. Adesso poi avremo modo magari anche di vederli più da vicino. Comunque lo spazio espositivo dedicato ai rapaci, comunque all'ornitologia, in questo museo è veramente molto molto ben curato. Ha una storia, quella che vi abbiamo appena raccontato, però credo che sia importante, perché proprio gli animali sono degli animali ben conservati, sono anche esposti in un modo molto curato, proprio diviso per sezioni, quindi vedrete sicuramente la maggior parte degli uccelli italiani, non soltanto i rapaci notturni, ma rapaci diurni, gli anatidi, le gru ci sono, mentre sto parlando davanti a me ad esempio il tarabuso, bellissimo, gli aironi cenerini, l'airone rosso, i guardaboi, ci sono veramente tantissimi animali e merita assolutamente di essere visitato. Quindi se non l'avete ancora fatto, venite a Chiampo, se siete magari da queste parti fate un salto, perché anche unire, diciamo, quel momento di meditazione, di aspetto religioso alla natura, credo che sia veramente il massimo della contemplazione. Al Museo Menin potete trovare la loforanina, che è una tipologia di granchio molto rara, conservata qui in museo, pensate, dall'Eocene medio
ha ancora visibile il suo colore. È uno splendido esemplare che è stato trovato qui nelle nostre cave del Chiampo. La memoria storica del nostro museo, padre Aurelio Menin, il fondatore del museo, vicino proprio alla soprintendente dell'epoca, Giulia Fogolari, una donna, eh? E qui invece vedete il nostro padre Aurelio in compagnia di altri studiosi con cui aveva collaborato per fare questo museo.